Buongiorno a tutti, buon anno nuovo, questo è il primo video del 2022, benvenuti o bentornati su questo canale. Se siete nuovi qui, il mio nome è Federica e sono una ballerina professionista, vivo e lavoro a Praga col gruppo di ballo del Czech National Ballet e in questo video vi porto con me nella mia giornata tipo, vi faccio vedere cosa faccio, gli allenamenti, le prove e anche che cosa mangio, so che è un video che vi interessa e vi piace molto. Penso che abbiate notato che la qualità di queste riprese sta migliorando perché ho acquistato un telefono nuovo. E quindi appunto delle fotocamere migliori rispetto al telefono precedente, spero che questo possa farvi piacere. Il programma di oggi è: intanto ora sono le 8:30, ho fatto colazione, e poi alle 11 dovrò andare in teatro per fare il tampone perché ogni settimana siamo costretti a farlo perché appunto dobbiamo essere sicuri di essere tutti negativi per poter lavorare insieme. E poi dall'1 alle 2 avrò la lezione e in seguito le prove. Abbiamo iniziato a montare il balletto Romeo e Giulietta, che è una première che faremo tra un mese a febbraio, quindi stiamo montando le coreografie al momento e sono molto contenta perché è uno dei miei balletti preferiti e non vedo l'ora veramente di poterlo ballare. Vi porterò con me oggi, spero che questo video vi possa piacere. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi e supportarmi con un pollice in su. Noi ci vediamo dopo. Io penso che ora mi metterò un po' a studiare, visto che c'è ancora un po' di tempo prima di scendere. Per pranzo ho deciso di preparare dei panini che mi porterò al lavoro utilizzando questo pane di farro della Conad che mi ha portato mio papà dall'Italia. E dentro metterò un simil hummus che farò schiacciando i fagioli con la forchetta perché non ho voglia di sporcare il frullatore. Che aggiungerò anche del miso, della tahina, delle spezie e poi dei pomodori secchi. C'è una giornata bellissima stamattina, c'è un sole che spacca le pietre, però c'è un grado e si muore di freddo. Ciao a tutti, io ho finito di lavorare per oggi, ho fatto lezione, le prove sono andate bene, adesso sto tornando a casa e penso che mi farò una merenda perché ho un po' fame. Per merenda ho preparato questo yogurt al cocco, questo qui, soia e cocco, buonissimo, con una mela, dei semini di canapa,
noci e noci brasiliane. E poi penso che aggiungerò dopo anche della granola, questa qui è molto buona, semplice. Già sono le 5, ma fuori sembra notte, infatti ho dovuto accendere la luce perché se no non si vedeva nulla. Sono qui per chiacchierare un po' con voi, per dirvi cosa ho fatto nelle ultime settimane. Purtroppo quest'anno per le vacanze natalizie non sono potuta tornare in Italia dalla mia famiglia perché non abbiamo avuto vacanze. Abbiamo fatto ben 14 spettacoli di schiaccianoci fino al 31 e poi già il 3 gennaio eravamo di nuovo al lavoro. Però per fortuna i miei genitori sono venuti qui a Praga, mia mamma è rimasta fino al 2 e mio papà fino al 28 dicembre, quindi comunque ho trascorso le feste con loro, però ho avuto spettacoli praticamente tutto il mese di dicembre, anche il 25 ne ho avuti due. Sono state delle vacanze un po' strane, quest'anno non ho sentito molto l'aria natalizia, però penso che andando avanti con gli anni questa aria di festa purtroppo vada un po' a scemare perché quando si è piccoli è un periodo bellissimo, poi con gli impegni, il lavoro, insomma, è sempre speciale, però questa non è stata proprio niente, non si è neanche sentito. Avremo una settimana libera a fine aprile, infatti tornerò a casa a Palermo il 25, non vedo l'ora, finalmente. Spero però che i prossimi anni cambieranno, perché sinceramente è meglio tornare a casa per me a dicembre o comunque a gennaio, perché sennò poi, cioè, non torno ad agosto e poi tornare ad aprile, non ha tanto senso visto che poi a luglio siamo già in vacanza. Comunque fatemi sapere voi come state, se avete trascorso bene le vostre vacanze. Io adesso appunto ho studiato un poco, ho fatto merenda, adesso tornerò a studiare un altro po' fino all'ora di cena. Per cena stasera penso di preparare una frittata di ceci, una farinata di ceci con la cipolla e poi magari un cavolo viola stufato in padella, non lo so, vedrò. E niente, per l'università ho iniziato già il mio secondo anno, gli esami procedono, ne avrò un altro sabato prossimo, il 15, e un altro ancora il 24. E che altro? Niente, quindi stasera vi farò vedere cosa preparerò per cena. Come sempre, il solito disclaimer, quello che vi mostro oggi non è quello che mangio ogni giorno e soprattutto non è quello che voi dovete mangiare, non voglio dire fate così perché così è giusto, ma semplicemente vi mostro quello che ho mangiato oggi. Ovviamente io mando sempre cose diverse, voi non dovete fare come faccio io perché siamo tutti diversi. È semplicemente un modo per, diciamo, per avere degli spunti per voi, un modo per intrattenervi, però insomma prendete questo video come un qualcosa di divertente, sicuramente non una regola, anche perché non sono nutrizionista, quindi cerco di fare del mio meglio, però nessuno è perfetto e mando quello che mi piace quando mi va, ma ovviamente mando sempre cose diverse. Detto questo, non ho aggiunto che oltre alla mia alimentazione assumo anche gli integratori di vitamina B12 e vitamina D, ma per il resto appunto non assumo proteine in polvere o altri integratori perché ho un'alimentazione abbastanza bilanciata, quindi adesso tornerò a studiare e più tardi farò vedere la cena. Recente acquisto che vi consiglio sono questi coperchi in silicone che utilizzo al posto della carta velina, per esempio, o della pellicola per conservare gli alimenti in frigo. Quindi, per esempio, prima ho usato soltanto metà di questo cavolo cappuccio e quindi penso che adesso userò questo, lo copro così e lo metto in frigorifero e così non devo usare la carta oppure la plastica, che insomma è sempre meglio evitare, in questo modo poi si lavano e il cibo resta coperto e protetto.
Siamo arrivati alla fine di questo video e spero che vi sia piaciuto, che vi abbia intrattenuto, che vi abbia divertiti. Fatemi sapere nei commenti che genere di video vorreste vedere in questo canale. Purtroppo non posso riprendere tanto durante la lezione le prove a danza perché è vietato, però vi faccio vedere quello che posso, insomma. E quindi supportatemi con un pollice in su se questo video vi è piaciuto e non vi dimenticate di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdervi i prossimi. E io vi mando un grande abbraccio, vi ringrazio per essere stati con me fin qui, anche oggi. E ci vediamo alla prossima. Ciao!